noi difficilmente pensiamo a che cuore, che testa c'è dietro una canzone. Cantiamo le canzoni, amiamo i loro interpreti, ma chi è che le porta al successo? Sono uomini e donne che vivono nel silenzio. Uno di questi, tra i più grandi dell'epoca moderna, Giuseppe Anastasi. E non sono parole mie, Giuseppe, perché quando si sentono le tue canzoni ci si interroga davvero su cosa le abbia portate al successo. Vogliamo iniziare subito? Te la senti? Te la senti? Beh, lui è l'uomo che ha portato la fortuna a Arisa, e quando si parla di Arisa si parla di tantissime canzoni nel nostro cuore. Ci siamo portati vicenda insieme, Sincerità e la notte, vogliamo partire così? Giuseppe, ce la fai? Vai, Giuseppe Anastasi. Sincerità, adesso è tutto così semplice. Con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile per una relazione stabile che punti all'eternità. Adesso un rapporto davvero, ma siamo partiti da zero. All'inizio era poca ragione, nel vortice della passione, fare e rifare l'amore per ore, per ore, per ore, aver poche cose da dirsi, paure da volte pentirsi, ed io con i sbalzi d'umore e tu con le solite storie, lasciarsi ogni due settimane, bugie per non farmi soffrire. A volte era meglio morire, sincerità. Un'anima completamente diversa, è meravigliosa. Un accenno alla notte ce la fai? Certo. Guardate, al ritmo continuo. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male, cuore allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte, e resto solo con me, testa parte va in giro, in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Bellissimo anche vedere davvero quante anime diverse possono avere le canzoni a secondo di chi le interpreti. Senti Giuseppe, un uomo come te che ha firmato i successi di Arisa, ma penso anche a Noemi, penso a Michele Bravi, poi lo vedremo. Perché ad un certo punto sente il bisogno di uscire allo scoperto? Sente il bisogno di dire così sono partite le mie canzoni, questo è come le interpreto io? Ma tutto nasce, è nato dalla paternità, da quando sono diventato papà, perché non sapevo quanto fosse bello. Che cosa splendida stai dicendo. Però cambia la prospettiva del futuro da un certo punto di vista, nel senso che fin quando non ero papà, guardavo al futuro in maniera sempre più rilassata. Adesso che devo pensare prima di tutto al futuro di mio figlio, ci sono un po' più di preoccupazioni, perché comunque è il suo futuro che è più importante del mio adesso, e quindi volevo mandare messaggi anche diversi per analizzare un attimino la società in cui viviamo, cercare di capire, perché io ancora non l'ho capita. Il mondo che tu racconti nelle tue canzoni è un mondo fatto di grandi valori. Tu sei stato uno dei primi a parlare di eternità nelle canzoni.
a parlare di un amore che per essere vero ha bisogno di sincerità, a parlare di necessità di fermarsi un momento nella notte e riflettere e capire dove stiamo andando. Insomma, sei uno di quelli che danno un peso alle parole nelle canzoni. Ma io cerco di portare la vita nelle canzoni, perché di base credo che sia il dono più prezioso che abbiamo, e quindi la vita ci dà la possibilità di, almeno a me dà la possibilità di raccontarla, quindi sono molto fortunato. Beh, stai dicendo delle cose, io sono felice anche che prima di te sia venuto il Cardinal Menichelli, perché completare questo discorso non era assolutamente facile. Tu sei anche uno però che ce ne ha messo di te, la gavetta, la scuola di Mogol, dove entri allievo e dove adesso sei anche un insegnante. E quanta fatica ci ha messo Giuseppe Anastasi per arrivare dove sei arrivato? Un po' di fatica c'è stata, nel senso che io sono siciliano, quando ho iniziato a scrivere avevo 15-16 anni e ovviamente le cose che scrivevo piacevano ai miei genitori, a mia nonna, ai parenti. Poi mia nonna un giorno mi disse: sai, esiste questa scuola in Umbria. Tua nonna te lo dice? Sì, che ha aperto Mogol, perché non provi? Io provai, vinsi una borsa di studio, arrivai al CET e devo dire che l'incontro con Mogol per uno che scrive è molto emozionante. Ed è stato la prima persona non consanguinea che ha creduto, in me. Ma questa è una cosa... Senti, lui in te che cosa aveva visto? Cioè, tu non soltanto superi la selezione, ma prendi anche una borsa di studio, quindi... Lui che cosa ha visto in te? Che cosa pensi che lui abbia capito anche di te? Ma lui è una persona... A parte essere un maestro straordinario, una persona straordinaria, è una persona che capisce la gente, capisce chi ha davanti. E credo che abbia capito che io ce la stavo mettendo tutta, che volevo fare questo per lavoro, perché è stato il primo, appunto, a parlare, che mi disse: tu questo lavoro lo puoi fare. Io sì. E quindi da là, detto da Mogol, ti dà una spinta tale, una forza che... ti porta ad andare avanti. Io credo anche a nome del pubblico, a nome della squadra che ti ha sentito stamattina fare le prove, abbiamo capito che tu sei una brava persona. Al di là della bravura, sei una bella persona dentro. Te lo posso dire? Grazie. Lo spero. Giuseppe, tu hai detto una cosa anche importante, dando a Cesare quel che c'è di Cesare. Arisa e te siete stati la fortuna l'uno dell'altro. Assolutamente. Ma mettersi alla prova con altri interpreti non è cosa facile. Prendi la tua chitarra, perché il diario degli errori di Michele Bravi è un'altra prova, perché un conto è creare e scrivere per chi si conosce alla perfezione, ma con i nuovi interpreti non è del tutto facile. No, non è facile, non è solo mia la canzone, è giusto citare anche gli altri autori che sono Federica Abate e Cheope. È il bravissimo Michele che l'ha portata a Sanremo in maniera straordinaria. Sentitela adesso con l'anima del suo papà, questo è il caso di dirlo. Vai. Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata. Non c'è niente che si insegni prima se non l'hai provata. Sono andato sempre dritto come un treno. Ho trovato nel conflitto la parvenza di un sentiero. Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio e non ho mai detto resta se potevo dire addio. Troppe volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta, ma non ho tenuto conto, ho sempre avuto troppa fretta. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutti i torti e le ragioni, da
dalle paure che convivono con me, dalle parole di un discorso inutile. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Anastasi, devo dire che insieme a Michele è uscito un capolavoro. Senti Giuseppe, l'errore più grande che può fare un artista come te, che ci ha messo 20 anni, che da 20 anni costruisce giorno per giorno quella che è questo patrimonio da lasciare un figlio, qual è secondo te oggi? L'errore più grande che può fare un compositore, un artista come te? Ma forse sentirsi appagato, ma questo è l'errore che rischiamo tutti nella vita. Cioè, la vita è fatta anche per studiare e per interrogarsi su di essa, su quello che ci circonda, quindi la curiosità muove tutto. Fin quando uno è curioso può andare oltre anche i propri limiti, e la curiosità, Einstein disse, la curiosità ha spento la luce, lui voleva semplicemente analizzare l'atomo, non voleva fare la bomba atomica, e quindi è la curiosità che muove almeno la mia vita. Le canzoni ravvicinate del vecchio tipo, questa fatica bellissima che tu hai fatto nascere quest'anno a febbraio, un grande, devo dire, sorpresa, perché sai, sei abituati a vedervi dall'altra parte. Tu ci hai messo la faccia nelle tue canzoni e devo dire che è una sorpresa, perché sentirle poi cantare da te hanno un sapore diverso. Cosa volevi si capisse attraverso questo CD? Che messaggio volevi che arrivasse? Che siamo in un'epoca di passaggio. Credo che come c'è stato l'uomo prima della ruota e dopo la ruota, questa è l'epoca dell'uomo prima di internet e dopo internet, soltanto che noi siamo a cavallo e ancora forse quest'epoca non l'abbiamo capita, almeno io non l'ho capita. Però tu uno sguardo sul futuro ce lo dai per necessità, perché sempre. Hai detto che sei un papà in 2089, guardate, vi sorprenderà anche nelle parole, non limitatevi alle prime strofe, vi prego. C'è. Perché c'è qualcosa di più. Alla fine poi tutto il disco è mosso dalla speranza, sempre. Quella. Perché sei un papà. E allora io dico a casa, adesso mi faccio da parte, con occhi di padre e orecchie di padre, ascoltate e guardate Giuseppe Anastasi, 2089 è tutto per te. Grazie. Essere più buono, ma la stupidità mi butta giù per terra, la logorrea la trovo peggio della guerra. Regola numero due, non farti prendere da tutte ste manie, ma poi se non fotografo divento pazzo, 200 foto al giorno sembro un paparazzo, e poi mi trovo te nel letto stamattina, adesso mi funziona il cuore in naftalina. Vorrei provare a innamorarmi veramente, vorrei provare un sentimento più decente, ma qui alle soglie del 2089 sono già 5 anni che oramai non piove, si cerca vita nei satelliti di Giove, la gente non sorride, neanche si commuove, da qui alla fine cerco di essere il migliore e voglio riprovare a credere all'amore e voglio riprovare a darti un bacio in bocca, capire se la cosa ancora un po' mi tocca, oppure non funziona neanche il cuore. Genere incompiuto e consumatore. Regola numero 3, da oggi smetto con la droga e col caffè, ma tanto l'aria fuori è quasi radioattiva, la società frenetica e competitiva. Regola numero 4, prometto stare attento, pulito e perfetto, ma vivo in poco più di 20 metri quadri, non serve pulizia, servono gli psichiatri, e poi mi trovo te nel letto stamattina, amaro più dell'affio, amare medicina,
ci provo, giuro, innamorarmi veramente, ma poi capisco che non me ne frega niente. E qui alle soglie del 2089 gli alieni siamo noi, ci sono anche le prove, si cerca vita nei satelliti di Giove, la gente non sorride, neanche si commuove. Da qui alla fine cerco di essere migliore e voglio riprovare a credere all'amore, e voglio riprovare a darti un bacio in bocca, capire se la cosa ancora un po' mi tocca, oppure non funziona neanche il cuore. Da-ra-ra-ra-ra-ra. Da-ra-ra-ra-ra-ra. E ta, 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 ta-ra. Da-ra-ra-ra-ra-ra. Da-ra-ra-ra-ra-ra. Regola numero 5, mi sveglio e dico faccio un figlio comunque. Giuseppe, vieni, canzoni ravvicinate del vecchio tipo. Sai cosa sono queste canzoni? Sono le canzoni della nostra vita. Noi siamo raccontate da queste canzoni. Ed è stato un piacere bellissimo scoprirti oggi. Grazie. Anche se sei già storia, ci ritorni da noi. Assolutamente. Giuseppe Anastasi. Beh, bisogna uscire allo scoperto ogni tanto. Sì. Dio ti benedica. A domani, se volete. Goditelo questo applauso, te lo meriti tutto. Grazie. Sei una bella persona.